cioè non voglio permettere che questo meccanismo in cui sono entrato e che è inevitabile entrarci mi faccia fare la musica in un modo, nel modo che ho sempre odiato, nel modo che ho sempre non voluto. Cioè, io voglio fare musica perché mi piace. I pezzi fighi che ho fatto li ho fatti perché, cioè perché mi stavo divertendo, perché avevo la mente libera, perché non mi interessava né di strategie né di cose, cioè. E io quest'anno ho avuto una pressione allucinante per sto cazzo di pezzo che non è uscito, per sto Cara Italia che mi ha oscurato e che è difficile far uscire un'altra roba. Addirittura certe persone è come se avessero smesso di crederci. Io stavo lavorando al tour, avevo la mente completamente impegnata nel tour e non riuscivo a fare nient'altro, non riuscivo a fare nient'altro. Magari mi capitavano dei giorni in cui andavo in studio, scappucciavo tutto il giorno, avevo mille pensieri, mille cose, quella cosa lì che non va bene, devo stare attento pure là, devo stare pure, cioè, tutte cose così che non mi facevano lavorare bene alla musica. La parte, la mia creatività quest'anno è andata tutta sullo spettacolo. Uno e ho premuto 666. Vuoi vedere? Premi play. C'è un fantasma in quel frame. Fotti me, come mai? Che vantaggi tu ne trai? Ma anche Nobby, Bobby Christ, Dr. Jackie, Mr. Hyde. Tu sei un uomo, ti vedo. Non credo, prima che cadesse si spaccasse, io già lo sapevo. Se fate bene, fratelli, basta che non finite. Fate bene, fratelli. Tu sei uno di quelli che in rissa ci scommetto, ti prende dai capelli. Una corona di stelle, il mio cane tutto fatto scava sulle piastrelle. Ho chiamato quattro amici, stiamo facendo una cena. Se ci arrestano stasera, qua sparisce la scena. Sarebbe un grosso problema se ti faccio la collana, una reazione a catena. E poi ci attacchi subito, wake up in the morning. Ringraziare l'ordine, la vita è bellissima, è tutto bellissimo. Stiamo tutti benissimo. Benissimo. È tutto un sogno, è tutta una favola. Non c'è niente che non va in questo mondo, è tutto bellissimo, è tutto. Sì, ma comunque evito perché evito. Dico grazie lì e basta. Quando gratti il fondo, dice sweet, così tanto famoso che non me ne accorgo. Sorry, scusi, scherzo. Tu non mi aiuti se dici che sono diverso. Perché non lo sapevi, era sempre ok. Oggi ancora più di ieri, prima gli amici poi doveri. E vuole fare FaceTime. Sacco però. Baby, non lo fai.
fare il buio, fumo e illumino, studio in studio, una sui taxi di ritorno, le mie mani sanno ancora di te. Come classico ricordo che ti lascia quasi accorto di te. Ognuno credo che sia qui per un motivo. Io ad un certo punto mi sono guardato allo specchio, ho detto bene, io da dove arrivo? Cosa ho visto? Da che situazioni vengo? Cosa mi posso permettere e cosa non mi posso permettere? Chi sono? Ho accettato me stesso e l'ho accettata questa cosa. Sono un cazzo di strumento e ogni cosa che farò dimostrerà che tutto è possibile. Però quello che ho vissuto, cioè il mio passato, è veramente tosto e veramente a vederlo, cioè a vedere la situazione, pensi ma è cioè, come fa una persona così in questa situazione a poter arrivare lì? Questa è la prova che tutto questo, almeno questo capitolo parla di questo. Guardi, anche tu qui. Prego, accomodati pure. Anche tu hai paura. E io sono qui per questo. Io ho visto, vedo e vedrò!
Pronti? Via! Chi è il primo? Io. L'elastico ce l'hai, Gali? Sì. Ok. Allora, ma... Ok. Sappiamo che là ci sono le medicine e lo teniamo chiuso, ok? Metto sotto. Sì, ma metti... State? Finalmente è arrivato il grande giorno. Ci stiamo lavorando da tanto, tutti e quanti. Abbiamo fatto giorni di prove, cioè chi ci sta lavorando da quando abbiamo annunciato le date, anzi da prima. È stata la nostra prima preoccupazione, non abbiamo fatto un sacco, c'è chi non è andato in vacanza, c'è chi non ha dormito la notte, e, preoccupazioni, biglietti non venduti, e cose, show, soldi, budget, sti cazzi. Siamo qua finalmente tutti assieme. Ognuno di noi qua ha una vita fuori da qui, ha una famiglia, ha magari altri impegni, ha dei lavori e tutto. Però siamo qui, cazzo, per far divertire la gente. C'è della gente fuori che ci sta aspettando perché sa che li possiamo far divertire, li possiamo far sorridere, cazzo. E dobbiamo uscire fuori e spaccare tutto! Però fino al... anche durante le prove, mentre facevo le prove, era sempre un chissà come andrà, chissà se piacerà. Ci siamo! Magari piace solo a me. È il mio viaggio.
ad Ibiza come i pazzi, nella tua festa tutti i cazzi, faccio un capolone maxi e la tua tipa vuole Matt Frapp, non vede l'ora che la lasci, non tornerò più povero. In Italia se sei povero ti schiaccio, non lo sai. Amanto, ah, no, Amanto, Amanto, sì, sì, sì. Quando scendeva la voce ti spingeva un po'. Ci sta? Sì. Ninna Nanna, sì. Ci terrei agli effetti. Ok. Quando mi hai detto alziamo sei sporche, le robe, in realtà non possiamo fare nulla. Ah, tempo, un'ora e mezza solo di musica. Proprio sì, solo solo di musica, un'ora e trenta esatti. Cioè, quella roba lì è bassissima. È bassi, la nota è bassissima e quando non ho voce sono stanco, non mi esce la voce. Ok. Okay. In realtà c'è già quello. Sentiamolo, già la voce sì, sentiamolo, comunque lo, sì, lo teniamo. Lo teniamo. Farla un'ottava su, no, vero? No, non diventa una merda. Io togli, togli la sopra del ritornello. Sì, sì, è vero. Deve è essere vero. Così. Sì, 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 è vero, è vero. Mi dispiace che un ragazzo andata a Milano a Beccaria perché ha dei processi di mercantile. È stato anche caso, io sono stato a Bologna, hai visitato Beccaria. Faccio sì, ma Beccaria ci sono stato io, perché a 16 anni mi è successo anche a me. Purtroppo quando sei un Renny fai le cose senza pensare alle conseguenze, no? Però ho capito, c'erano dei ragazzi che veramente dicevano, ma ragazzi, ma noi cosa ci stiamo facendo qui dentro, no? Però, raga, purtroppo certe cose succedono, perché meno male che succedono prima, diciamo, tra virgolette, che siamo fortunati rispetto ad altre persone, che ci è successo prima, e almeno possiamo capire la lezione. E l'importante è capire la lezione. Mio padre in tante carceri, prima che nascessi io. Poi sono nato io, quando avevo 2 anni l'hanno arrestato. Io continuo a bruciare come paglia nel Sahara, questo è perché si è sentito solo con un padre che non chiama. E non chiama. Perché è cresciuto veloce tra autobus e metro. Perché fa un passo avanti e 2 passi indietro. Chi come me al sedile posteriore. Ma possiamo? Di lì che veniamo a trovarli adesso. Fino a tutti i men, dai. Do via tutti io i men. Eri! Voi! Eri!
uccidi chi è sempre scritto. Ok. Yakeri! Yakeri! Che ne massacre! Ah, Tunsi! Mnim in Tunisa! Jay, Ali Jay, ah! Yakeri! 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 Coach, mi aiuti a superare quest'ansia, per favore. E chi si ricorda più i vecchi tempi? Io, Gali. Io me li ricordo tutti i vecchi tempi. Io non mi scordo di quando non ci facevano entrare in discoteca prima perché eravamo poveri, poi perché eravamo di colore, poi perché non avevamo le donne, poi perché eravamo semplicemente noi. Io non mi scordo di quando vivevamo con 3,50 euro al giorno. Io non mi scordo del quartiere e non mi scordo delle prime canzoni scritte in cameretta con quella vista su una periferia che sprizzava vita da tutti i pori, ma che il mondo coi soldi vedeva solo come un bidone da tappare. Io non mi scordo gli insulti perché non siamo italiani, perché siamo tunisini o perché semplicemente ci siamo. Ti ricordi, Gali, la sensazione di stare davanti ad una persona e vedere nei suoi occhi la certezza che la sua vita valeva più della tua?
ci siamo chiesti più di una volta se la nostra musica poteva cambiare il mondo, ti ricordi? La risposta è no. La nostra musica ha cambiato la nostra vita. Adesso il mondo lo cambiamo insieme. Guardatevi! Siamo tutti diversi, ma ci capiamo al primo sguardo. Davanti a me ci sono padri e madri, bambini, adolescenti, neri, bianchi, gialli. Mancano solo i due leocorni. Qui dentro vogliamo tutti la stessa cosa. Qui dentro siamo tutti uguali. Fuori da qui si alzano i muri. Fuori da qui si cacciano i deboli. Fuori da qui ci sono quelli che ci dividono per classi sociali, per quartieri, per cultura, per segni zodiacali o per luogo di nascita. Fuori da qui ci sono i coglioni che hanno riempito la nostra vita di rabbia senza nemmeno conoscerla. Tranquillo, un po' meno tranquillo di quando stavo dormendo in una laurea. Poi una volta ho fatto un locale tipo in zona 24 maggio, piazza 24 maggio. Mesi di lavoro, c'erano 9 persone qua. Ho fatto live davanti a 9 persone. Bene, coglioni, fuori da qui. La rabbia è più o meno fatta così. No, non fare lacrimucci. 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 Rispondi di Gali, non c'è. Quando c'è il sole le nuvole scuce. Ti deridono, poi ti escludono, poi ti fanno gli sgambetti. Perdono, poi ti applaudono e ti chiedono 1000 selfie. Ma io non sono un self-service, vorrei sparire come Elvis. L'indole non cambia se ci pensi, mamma sbaglia ancora i verbi. Gli anni passano veloce, dai 18 ai 20 fino ai 23. Rifare gli stessi errori, da sempre è stato il nostro gioco a giue. Oh marocchina, cosa mi avrai messo dentro al caffè? Da stamattina, che io mi sento un po' pazzo di te. Lo sapete che c'è una roba là dietro il fatto che è la mamma più felice del mondo in questo momento, ringrazio voi. Dedico quest'ultimo concerto a tutti i ragazzi, a tutti i bambini che volevano venire in tour ma che non ce l'hanno fatta, però che sono qui con noi, ci stanno guardando dall'alto in questo momento. Dedico questo tour a Ledio, a Pasquale da Napoli, a Rihanna da Milano, a tutti questi bambini che questa sera sono qui con noi, che magari sono anche qui con me sul palco. Io vi ringrazio ancora un'altra volta, spero soltanto che tutti i vostri genitori possano vedere realizzare i vostri più grandi sogni un giorno e che possano provare quello che sta provando mia madre, quello che i vostri amici possano provare quello che sta provando. No, non fare lacrimucci, no, non fare lacrimucci, no, non fare lacrimucci, no, non fare lacrimucci. Non fare lacrimucce, rispondi di Gali non c'è. Quando c'è sole le nuvole scuce. No, non fare lacrimucce. No, non fare lacrimucce. No, non fare lacrimucce. No, non fare lacrimucce. Rispondi di Gali non c'è. Quando c'è sole le nuvole scuce. E ci sono state certe persone che prima di vedere lo spettacolo si comportavano con me in un certo modo. Cioè, prima di vedere lo spettacolo avevano quasi
perso, no, la fiducia in me, o che magari non ci credevano più, credevano fossi fermo, perché non sapevo più fare le cose, che ne so, io cosa penso. Gente che veramente è stata... veramente a cui il successo ha dato la testa e si è dimenticata tante cose, si è dimenticata dell'amicizia, del fatto che siamo ragazzi, che non siamo dei robot, eccetera. Ed è successo anche una cosa che mi fa piacere, che comunque però mi fa ragionare tanto, no? Ed è successo che certe persone magari prima di vedere lo spettacolo si erano praticamente arrese nei miei confronti, nel senso che Gali non sta facendo uscire musica, quello è uscito, Gali no, quell'altro è uscito, Gali no, Gali non è più capace, cose. E poi hanno visto lo spettacolo, e subito la sera, torniamo a lavorare, dai, facciamo questo. Ma scusa, ma che cazzo credevi? Cioè, ma veramente? Diciamo che questo tour mi ha fatto capire tante cose, appena è finito ho preso delle decisioni importanti e basta, sarà un ricordo che mi porterò per sempre. Non so cosa potrà succedere, non so cosa mi succederà domani, ripeto, però adesso viaggerò con questo bel ricordo e sono cose eleganti. Pensavo di trovarmi di fronte all'ennesimo rapper. In realtà già dalle prove di Mantova ho capito che Gali non è un rapper, cioè Gali è uno che racconta la sua vita, che non è stata facile sicuramente. E questa cosa qui, solamente da come è stato impostato lo show, mi è arrivata subito. E questo non ha fatto altro che appassionarmi di più, non solo al personaggio, ma molto alla persona. Sono Fabrizio, lui è Mirko, Angelo Custodi, è stato un tour bellissimo, meraviglioso, faticoso, ma intenso, bello, passionale, grande energia. È il numero uno. Stasera vediamo un bel ritardo. Lui secondo me è veramente, veramente, veramente forte e questo è solo l'inizio e sentiremo parlare di lui veramente, veramente a lungo. In questo tour mi ha veramente stupito, non pensavo riuscisse a tenere così il palco, a ballare e ogni data mi sono emozionata. È stato un viaggione incredibile,
il percorso creativo con Gali, Marveli ci ha portato a tirare su qualcosa di speciale per quello che dovrebbe essere un rapper, una pop star. Secondo me con il lavoro che abbiamo fatto abbiamo cercato proprio di portare avanti questo percorso di evoluzione. E io sono un po' di anni che faccio questo lavoro, per un rapper non abbiamo mai fatto niente di questo. È stata una gran sfida, ma è stato veramente soddisfacente, molto bello. È stato un tour bellissimo, purtroppo siamo all'ultima data, ma siamo molto felici, un po' tristi perché finisce, però è stato un tour talmente bello che si può solo essere felici. Ciao a tutti, Gali, fantastico, è stato un onore averlo accompagnato.